Come direbbero dalle mie parti, vecchia Lenza. Ciao, ciao. Aiborg, sì. Faccio del mio meglio, cosa vuoi che ti dica? Aiborg. Non mi porra niente. Tu lo conosci, che altro? Quel ragazzo lì l'ho visto ancora. Quel ragazzo lì l'ho visto ancora. Vedi se arriva la casa. Ciao. 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 Forse queste note ai nostri uffici. Ministro, vai Poletti, vai, buongiorno a tutti, siamo qui questa mattina per incontrare il ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti. È un evento fortemente voluto dal circolo PD di Borgo Tossignano come tappa fondamentale di questa campagna elettorale per le europee e per le amministrative, che ci vede impegnati a sostenere Clorinda come candidato sindaco. In questo periodo critico è un'occasione per mostrare il volto più costruttivo e propositivo della politica, che deve contrastare le spinte catastrofiste e pessimiste su cui si sta fin troppo calcando la mano e dare invece speranza e fiducia. Occasioni come queste servono per avere risposte concrete, per sentire la politica più vicina e partecipe della nostra comunità, per rendere visibile il filo conduttore che da noi cittadini, dalle amministrazioni locali, arriva fino al governo e all'Europa. Ringrazio tutti i presenti e lascio la parola alla nostra candidata sindaco Clorinda. Buongiorno a tutti, anzitutto voglio ringraziare la platea, voglio ringraziare questo bel gruppo di borghigiani per essere qui con noi oggi per sentire la nostra voce, e il secondo ringraziamento va a Giuliano Poletti, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, per essere qui con noi oggi per aggiungere la sua voce. La sua voce e i suoi contenuti ai nostri per rafforzarci in questa fase di campagna elettorale. Un grazie anche a Daniele Montroni, un grazie anche a Marco Racagna per essere qui presenti come rappresentanza del PD al governo per quanto riguarda Daniele Montroni e come rappresentanza del PD per quanto riguarda la federazione territoriale dell'Imolese a Marco. Come abbiamo già in vari sottolineato, oggi qui con noi abbiamo Giuliano Poletti, il ministro del lavoro e delle politiche sociali, quindi vorrei aprire con due parole: cooperazione e mutualità. Questi i metodi propri del mondo della produzione e dell'assistenza, che anche gli enti locali devono imparare ad applicare e praticare. Per affrontare le esigenze del presente e costruire prospettive per il futuro, è obbligatorio imparare a lavorare in squadra, a fare rete, a cooperare, per elevare le competenze, ridurre i costi, accrescere le opportunità. Una strada obbligatoria soprattutto per i piccoli comuni come il nostro, che con i trasferimenti ridotti all'osso e con la stretta del patto di stabilità per rispondere alle crescenti esigenze di assistenza e di sostegno dei cittadini e delle imprese, altro non possono fare che unirsi ed aggregarsi per sopravvivere prima che per competere. Queste le ragioni dell'appartenenza al nuovo circondario Imolese, queste le ragioni della gestione associata dei servizi principali e del progetto di unione dei comuni della Vallata del Santerno. Nessuna roccaforte di potere, nessun guinzaglio o strozzinaggio da altri enti, nessuna svendita di personale o perdita di servizi, nessun abbandono del territorio, nessuna creazione di poltrone e indennità. Anzi, tutti i luoghi e metodi che hanno consentito la messa a disposizione di risorse economiche e di professionalità tecniche. Buongiorno, dalle mie parti si direbbe fatta squadra, nel senso che veramente mi pare che qui ci sia una proposta molto forte, molto giovane, molto determinata, quindi sono, posso dire, contento di essere passato anche da Borgo Tossignano, tenendo conto che io credo ci sia un grande bisogno di tenere i piedi in terra e di guardare la sostanza delle cose. E per me questo è il primo impegno, perché io sto a Roma in un ufficio bellissimo, in via Veneto,
e quando lavori lì dentro c'è il rischio che prendi in mano un foglio di carta e scrivi 1000, 3000, 5000, 5 milioni e non riesci a vedere che dietro quel numero c'è un uomo, c'è una donna, c'è un ragazzo, c'è uno che ha perso il lavoro, c'è un problema. Perché tu vedi un foglio di carta, tu scrivi dei numeri, tu ragioni e rifletti, ma esserci in mezzo, vederli, parlarci tutti i giorni, incontrarli, discutere, farsi tirare per la giacca. Io tutte le volte che finisco una cosa da qualche parte, arrivo il lunedì in ufficio, ho tre tasche piene di fogli di carta perché uno è venuto lì e mi ha detto guarda che c'ho un problema, io ce n'ho un altro, io sono disoccupato, io non ho la pensione, ma ho già 60 anni. Cioè, però questo è il succo e la sostanza di queste cose. Cioè, tu fai questo lavoro, hai questa responsabilità, devi preoccuparti e occuparti degli interessi di una collettività, lo devi fare a partire dai bisogni di queste persone, dalla loro vita, da quello che fanno, da quello che vogliono fare, dai bisogni che hanno. E allora io penso che questa sia per noi veramente la sfida di questo momento. Noi oggi discutiamo, ma domenica andremo a votare, votiamo per le amministrative, votiamo per le europee. Io credo che la sintesi più felice sia: bisogna cambiare l'Italia per cambiare l'Europa. A chi dice andiamo in Europa, sbaracchiamo tutto, bisogna andare lì a battere i pugni, ve li vedete voi 27 o 26 presidenti del Consiglio, capi di Stato, che arriva uno lì e batte il pugno sul tavolo, gli prende una paura della misura. Beh, guardate, una roba, cioè, ma voi ci pensate davvero? Secondo me lo guardano e dicono, beh, chi siete? Siete fatti? Cosa ti è successo? Hai qualche problema? No, non funziona così, non funziona così, funziona in un'altra maniera. Funziona che se sei un paese che ha il peso che ha l'Italia, perché è un grande paese, un paese che è stato storicamente un costitutore, un fondatore dell'Europa, se sei un paese che si preoccupa di far bene le cose a casa propria, poi è in grado anche in Europa di far valere le sue opinioni, non di andare là a protestare o a chiedere l'elemosina, di andare là ad essere un interlocutore credibile, uno che dice io chiedo e pretendo e lavoro per fare queste cose perché a casa mia le ho già fatte, perché io i miei problemi li ho affrontati e risolti. E questo è il problema dell'Italia di oggi, avere la forza di affrontare una fase che è una fase di cambiamento radicale. Noi bisogna che lo capiamo. C'è un numero brutto, che è il numero di questi giorni, dove ancora una volta la ricchezza prodotta meno 0,1 del PIL. Però questa cosa ci dice che l'Italia è entrata nella crisi avendo alle spalle 10 anni praticamente senza crescita. Per noi la crisi è stata l'esplosione del problema, ma noi il problema ce l'avevamo già da molto tempo. Adesso che in Europa comincia a vedersi qualche segno di ripresa, l'Italia è la più lenta nella ripartenza. Questo vuol dire una cosa semplice, purtroppo per noi, che quello che andava fatto non è stato fatto, che i guai, i problemi, la zavorra, il peso che avevamo sulle spalle quando siamo entrati nella crisi, avendoci 10 anni di mancata crescita, sono ancora lì, perché nel momento in cui l'economia riparte, noi partiamo più piano degli altri. E quali sono i problemi? Lo sappiamo bene. Quali sono i problemi? Lo sappiamo. Questo paese ha bisogno di una radicale modernizzazione, ha bisogno di fare i conti con i grandi cambiamenti che ci sono stati, e noi non abbiamo avuto la testa, la forza, la capacità, la responsabilità di capirlo e prenderne atto. Io faccio un esempio solo, persino banale. Noi veniamo da un secolo, 1900, il 900 è stato un secolo meraviglioso. All'inizio del secolo la gente moriva di fame, c'aveva la pellagra, c'era la malaria, c'era la gente che non aveva niente da mangiare, ed è stato il secolo dove sono nati e cresciuti i partiti di massa, i sindacati di massa, il lavoro, la produzione, la cultura. Siamo andati a scuola tutti, abbiamo avuto un canale, tre canali, cinque canali, 25 canali di televisione. La parola del secolo è stato massa, ma la parola del secolo nuovo, di questo secolo che stiamo vivendo, è una parolina grande così, che si chiama personal. Siamo entrati in questo secolo pensando che personal fosse il personal computer, ma non era il personal computer, era un cambiamento radicale consentito e prodotto dal cambio delle tecnologie. Provate a pensarci, in quel secolo là
c'erano milioni di persone che avevano bisogno di scarpe, ci voleva la fabbrica che facesse le scarpe per tutte quelle persone. Adesso vai al cinema, vedi un attore che porta un paio di scarpe, vai a casa, apri l'iPad, cerchi e trovi che le fanno negli Stati Uniti, le ordini e dopo 3 giorni ce le hai a casa. Cioè, c'è un po' di differenza tra dover sfamare o trovare le scarpe per 1 milione di persone e avere delle persone che con un tablet, con un cellulare, con una roba, lavorano da casa, comunicano, stanno in relazione, comprano, vendono, inventano. E questa cosa qui produce un problema e un'opportunità gigantesche. Produce il fatto che siamo un'altra volta, come spesso capita nella storia dell'umanità, su un crinale, su un punto dove si può andare da una parte o dall'altra. Quando le persone hanno questa grande opportunità, questa forza, perché la tecnologia gliela dà, possono decidere di finire nell'egoismo cinico della serie faccio da solo, c'ho tutto quel che mi serve, non ho bisogno di nessuno. Oppure voglio essere protagonista, ma lo faccio dentro una comunità, lo faccio insieme agli altri, perché io sto bene solo se il mio vicino di casa sta bene, perché se lui sta male io non riesco a star bene. Siamo su questo frangente, si può scegliere il pezzo A o il pezzo B. Noi scegliamo il pezzo B, noi siamo convinti che di fronte a questa grande sfida di cambiamento, di innovazione, di trasformazione, di radicale cambiamento e mutamento sociale ed economico, serve la forza di decidere.